Due gol di vantaggio ad inizio di ripresa, non basteranno chi gioca e l'Avellino ma il Lanciano contro gli Irpini ha la caparbietà di portarsi in doppio vantaggio ma anche il limite di farsi raggiungere e superare in meno di mezz'ora. Ancora problemi di formazione per Roberto D'Aversa che tra squalifiche ed infortuni deve rinunciare a mezza squadra titolare. Centrocampo da inventare per i frentani, coabitazione Bacinovic-Paghera con la novità assoluta di Federico Di Francesco. Mezzala dietro, l'unica punta Marilungo, ci sono Piccolo e Lanini. Anche l'Avellino ha delle assenze importanti, Fischia, Pezzuto di Lecce. Nel primo tempo l'Avellino farà la partita. Subito una prima conclusione degli Irpini. 13° Trotta trova la botta ma Casadei si salva di piede. 16° Castaldo mette la palla al centro dell'area, colpo di testa di Gavazzi ma Casadei si distende e salva il risultato. Ma al 43° il calcio di rigore per la Virtus Lanciano. Cucchiaio di Marilungo dal limite dell'area di rigore per Lanini, intercetta la palla di mano Nitrianski, ammonizione per il giocatore avellinese e calcio di rigore dagli 11 metri. Antonio Piccolo spiazza Frattali e mette a segno il suo 8° gol stagionale, il 4° dal dischetto. L'avvio della ripresa mette i brividi, espulso Aquilanti al 2° per un fallo su Trotta, doppio giallo per il numero 2 del Lanciano e ancora una gara da disputare in inferiorità numerica, la 6ª dall'inizio del campionato, in pratica una partita ogni 3, il Lanciano non riesce a raggiungere il 90° con 11 elementi in campo. Ma si sa, il calcio regala sempre cose e sorprese inaspettate. L'illusione frentana si chiama Federico Di Francesco che, sfruttando una conclusione smorzata da Piccolo al 4° minuto, raddoppia e sigla la sua prima marcatura in Serie B con i colori del Lanciano. Esce Piccolo, sicuramente uno dei più ispirati della Virtus, dentro Nicolas Di Filippo che va a comporre il duo di centrali del pacchetto arretrato con Michele Rigione. L'Avellino è un fiume in piena. 11° Arini accorcia le distanze, lo cerca e lo trova Gavazzi, è il numero 4 dal limite dell'area. Fa 1-2. Da questo momento in poi l'Avellino ce la mette tutta e la squadra di Tesser farà di tutto di più. 38° e questa volta va bene proprio a Francesco Tavano che riesce a ristabilire le parità e a fare 2-2. La carica del Partenio spinge la squadra di Tesser che colleziona occasioni su occasioni. Casadei sarà il migliore in campo e salverà i rossoneri da un passivo clamorosamente negativo. Il tris però arriva qualche istante più tardi e lo sigla Castaldo che farà il tris e farà scendere il gelo sulla Virtus Lanciano. Gli ultimi acuti sono di Crecco e sempre del solito Castaldo, ma non va in entrambe i casi. Esulta l'Avellino, malissimo il Lanciano al 3° KO di seguito. Da dire e da aggiungere c'è solo una cosa: invertire la rotta subito, anzi prima di subito.